si fanno anche 3-4 incontri al giorno. Questo grazie alla generosità dei docenti che fanno lezione gratuitamente, alla grande generosità del presidente, insieme a tutto lo staff. Erano in tanti al Teatro Augusteo nella serata di solidarietà per l'Istituto Studi Filosofici, cui è andato il ricavato della vendita dei biglietti, istituzione che è tanta parte del patrimonio culturale della città, ma che versa in condizioni difficili, insufficiente l'apporto di fondi recentemente sbloccati dal governo. Attualmente abbiamo ricevuto solo la prima tranche del 2014, cioè 500.000 euro. Ed è da 22 mesi che 19 dipendenti dell'istituto, accanto ai collaboratori, sono senza retribuzione. E noi in amministrazione, loro in segreteria, lavorano affinché l'istituto continui a vivere, ma è una difficoltà enorme. Ad aprire la serata un autentico talento del pianoforte Dario Candela, molti applausi anche per l'esibizione del quartetto Savinio, mentre lo scrittore Maurizio De Giovanni ha proposto in anteprima un capitolo del suo nuovo romanzo. Intanto è ancora senza casa la preziosa biblioteca dell'Istituto, 300.000 volumi, la sede che la Regione anni fa ha messo a disposizione in piazza Santa Maria degli Angeli è ancora inagibile. Ma Gerardo Marotta, a 89 anni, ci crede ancora. Stimolare i giovani a non fermarsi alla prima natura, che è quella che De Sanctis chiamava bestiale, ma che devono proseguire fino alla seconda natura, cioè a quella del trionfo, dell'intelligenza, della pace. L'appuntamento del giovedì.